Briciola! Briciola! Briciola, dove sei? Briciola! Dove ti sei nascosto? Fammi vedere se è nella sua cuccetta, ragazzi. No! Che cavolo! Ho perso il mio cane, ogni volta è così! Oh, wow, 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 wow! Spacchi, spacchi! Sei stato tu? Sei stato tu? Brutto crepa! Comunque, salve la gente di Gabby e bentornati finalmente nella Gabby Vanilla. Mi presento, io sono un drago. No, tranquilli, sono sempre io il vostro amato cubo di Rubik. Ma mi sono messo la testa di drago perché... ma non so, avevo voglia di usare un po' la testa di drago. Anche perché adesso Lorenzo mi ha ridato la mia elitra. E quindi se adesso prendo un po' di roba in mano, magari... woohoo! Guardate, ora sono veramente un drago che vola. È bellissima questa cosa. E infatti devo cercare Briciola adesso. Magari volando qui attorno possiamo vedere dove si è andato a finire. Mi mancava troppo tornare nella Gabby Vanilla. Me l'avete chiesto in tanti. Ma ora ci risiamo! Sarà andato a casa della Granny? Sarà andato al centro commerciale? Sarà qui? Sarà... che cacchio appena mi... Briciola! Che cavolo fai qua? Scendi giù! Briciola, vieni qua. Non farmi più preoccupare così. Dannazione. Bene, tu rimani qua che noi adesso facciamo un piccolo... anzi no, seguici. Facciamo un piccolo tour del mondo. Qualche piccola novità che vi devo mostrare, dato che è un po' che non entriamo. Prima di tutto, la nostra casa dei creeper è stata distrutta, quindi dovrò costruire qualcos'altro. E non sono totalmente sicuro di volerla ricostruire. Magari possiamo pensare a qualcosa di nuovo con i nuovi materiali che adesso hanno messo nel mondo. Quindi per adesso rimarrà una rovina. Negli ultimi snapshot hanno messo una funzione interessante. Attraverso il target block, guardate qua. Cosa ci sarà nascosto, Gabibbo, qua dentro? Mi sembra tutto tranquillo, mi sembra tutto normale. Oh no, c'è un motivo perché in questo posto non c'è un cavallo. Infatti, se adesso mi metto qui e miro a questo target block che hanno aggiunto ultimamente, è un blocco che se viene colpito da una freccia, attiva un segnale di redstone. Prendiamolo. Guardate, ecco qui il passaggio segreto. Si è aperto con tanto di creeper al suo interno. Mamma mia, ti avevo detto. No, 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 stai attento, briciola, briciola. Mamma mia, mi hai spaventato. Ok, facciamo una cosa, tu stai fermo qua perché ho troppa paura per te. Non voglio perdere altri cani. Ebbene sì, qua mi sono dimenticato di chiudere il muro. Ma ecco, qui volevo farci un passaggio segreto. Non so ancora cosa metterci. Lasciatemelo nei commenti se avete un'idea per questa stanza dietro la stalla. Possiamo farci qualcosa. Bye. Notizia straordinaria. Oggi andremo a costruire una cosa con i miei bellissimi slime block. Ma Gabby, sono tantissimi slime block. Te li sei citati? No! No, dico sul serio. Ho fatto una farm di slime proprio lì sotto. E non è quella, è più sotto. Non so perché sono spawnati degli slime da questa parte. Ma la vera farm è qui sotto. E la dovremo ampliare nei prossimi episodi. Intanto nascondiamo questo uovo di slime. Comunque oggi andremo anche a vedere le nuove cose che hanno aggiunto nel Nether. Sono tantissime. Mi sembra quasi che sia Minecraft con le mod da quanto le hanno aggiunte. Quindi rimanete sintonizzati fino alla fine di questo episodio. In realtà non è un'idea 100% mia, ma mi è venuta vedendo un video su un Reddit tempo fa. E ora la faremo. Ci servono tutti questi slime block e questo ghiaccio. E in più anche una barca. Avete capito cosa voglio fare? Beh, io adesso devo andare sopra la Torre dei Cieli, perché è proprio lì che si svolgerà questo nuovo piano malvagio. Usiamo come al solito il nostro ascensore d'acqua per raggiungere la cima. Per fortuna c'ho il conduit che qua mi permette di respirare più a lungo sott'acqua, quindi non è per niente un problema. Barabapapa, mi piace. Ok, facciamo così, richiudiamo che sennò esce l'acqua. E ora andiamo qui sopra. Ho già preparato il percorso, però vedete qua è vuoto. Perché è vuoto? Perché devo metterci del blue ice, che è super scivoloso, veramente scivolosissimo. E adesso ne mettiamo il più possibile fino in fondo. Possiamo anche variare volendo con un po' di packed ice. Ecco, li mettiamo a mo' di booster di Super Mario Kart Deluxe. E andiamo avanti fino in fondo. Ok, perfetto. Guarda che bello. Ora devo farci un test e adesso vi spiegherò anche perché sto facendo questa cosa. Non è solo per un pazzo divertimento,
ma è anche per poter raggiungere un posto senza elitria molto più velocemente, ma anche per un pazzo divertimento comunque. Mettiamo la barca e vediamo dove andiamo a finire con la barca, perché mi servirà per la costruzione. Ok, a quanto pare... Ok, perfetto, sono caduto in questo punto, neanche troppo lontano, ma va abbastanza bene, credo che ci possa stare. Infatti la mia idea adesso è fare rimbalzare la barca su questi slime block. Sarebbe molto bene, perché? Perché c'è un villaggio che si trova lì in fondo e voglio raggiungerlo più velocemente attraverso questi slime block. Siccome prenderà un certo slancio, dobbiamo fare, dato che atterra lì, dei rimbalzini con gli slime block. Ora vediamo un po' come cavolo andrà a finire sta storia. E per fare tutto questo dovrò aiutarmi con della cobblestone, che poi andrò a cancellare, giustamente. Ragazzi, guardate dove siamo. Mi sono avvicinato proprio un botto alla zona che volevo raggiungere. Torniamo al punto di partenza e vediamo un attimino. Oi. Ok, allora, ragazzi, vediamo subito che succede. Se io mi metto qua con la barca, ora dovrei rimbalzare fino a lì, se tutto va bene. Quindi siamo in linea retta, andiamo a massima potenza. Ho anche sostituito il ghiaccio perché ho visto che più scivoloso, meglio. Via, supersonico! Sbam! 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 Parabéns! Guardate quanto distanti siamo già arrivati e quanto velocemente abbiamo potuto raggiungere il nostro bellissimo villaggio che si trova lì in fondo. Sicuramente se ne metto altri, secondo me possiamo andare praticamente fino a quell'isola, certamente. Ed è un lavoro che voglio fare, ma intanto volevo dar l'inizio di questa cosa e a quanto pare sembra proprio che funzioni. Beh, ragazzi... È stato veramente bello, ma abbastanza per le mie pazze costruzioni quest'oggi. Adesso sono invece molto curioso del... ok, stavo per morire. Stavo dicendo molto curioso del Nether. Voglio fare una piccola grande spedizione alla ricerca di tutte le novità di questo snapshot. Non è vero, Gianfrancesco, non è vero, Mister Mezzanotte. Prendetevi cura della casa mentre io entro, possente maschio alfa, nel Neda. E questa volta speriamo di non rimanere intrappolati. Un piglin! Cavolo, se non hai oro, questi qua ti ammazzano ora che mi ricordo. O sbaglio? Io non ho oro, comunque. Di solito... Ah, o sono i pigmen che non... Ok, no, ho capito. Hanno ritesturato i pig zombie. Ora sono diversi, sono fatti così. Ok, quindi magari se li uccido, vediamo che succede. Se provo ad uccidere... Ok, aspetta che li uccido tutti, magari ci droppano dell'oro. Che fa sempre comodo. Aiuto! Aiuto! Ok, droppano delle pepite ogni tanto, ogni tanto. Allora forse è meglio che prima di stare qui nel Nether torno un attimo indietro e mi porto dell'oro, dato che ho sentito che è importante. Ok, prendiamo questi dalla chest, che non si sa mai. Spero che bastino, perché ora di colpo, prima non serviva niente l'oro, mi sono sempre lamentato, di colpo adesso è utile. Mi avete griffato tutto! Schitti! E c'ho tutti i pig zombie del mondo contro di me! Andate via! Date via, marrani! Hanga! Quanti cavolo siete! Giù le mani, giù le mani! Ma porca, ma vi pare il modo? Mamma mia, è successo veramente un casino, dovrò sistemare... Eccoli lì! I nuovi mob del Nether, eccoli qui davanti. Ok, allora, ragazzi, ho l'elitra, perfetto, possiamo fare doppio clic... Ok, e andare qui. Benissimo, aspetta che mangiamo qualcosa, che devo recuperare dei cuori. Quelli sono i nuovi mob del Nether. E guardate la loro particolarità, possono camminare sulla lava. Ma come, Gabby? Loro hanno il potere, tu no. Ed è qui che vi sbagliate. Anch'io posso avere il potere, perché se per caso monto sopra uno di quelli, anch'io potrò camminare sulla lava, a quanto ho capito. Quindi intanto dobbiamo trovare il modo di attirarne uno a noi, oppure dobbiamo per forza usare un po' di nostri blocchi di cobblestone e raggiungerli a mano. Eccolo qua, si sta avvicinando. Ehi cucciolo, come va? Mi guardano tipo molto curiosi, ma sembrano buoni. Perfetto.
Ciao ragazzi, mangiate per caso qualcosa? C'è anche il piccolino. Caro il mio ben. Qui con me, fortunatamente, ho portato una sella per l'evenienza. E se noi ci avviciniamo ad uno, possiamo mettergliela. Ok? Possiamo mettergli una dannata sella. Però non credo ci convenga per adesso. Vabbè, intanto ne un'altra a casa, volendo. Gliel'ho messa, ragazzi. Ok. Quindi se adesso lui camminerà in giro... Dai, cammina. Bestia! Secondo me lui è così stupido che non ha capito che sono sopra la sua testa. Comunque sì, a quanto pare non si muove di un millimetro quando sono sopra di lui. E gli altri mi guardano incuriosito. Forse lo vedono come un dio. Tipo, oh, colui che riesce a cavalcare coloro della nostra razza è sicuramente un dio. Ok, continuiamo a fargli credere queste balle e fatemi scendere per adesso. Ok, spero che non sparisca. Spero davvero che non sparisca perché mi potrebbe servire. Sapete cosa ci serve adesso? Dobbiamo trovare un fungo speciale che non ho qui con me, quindi dobbiamo cercarlo nelle foreste per addomesticarlo, cioè quindi per poter camminare nella lava con lui. Quindi penso che dobbiamo subito prendere il volo, se riusciamo. Doppio click, benissimo! Dobbiamo andare verso le nuove zone, i nuovi biomi, che devo trovare un fungo speciale che loro mangiano sempre. E credo che anche attraverso quel fungo possiamo addomesticarli in qualche modo. Quindi ora alla ricerca delle nuove zone. Ah, ok, forse l'abbiamo trovata. Ok, di solito si dovrebbero trovare in queste foreste. Porco schitto. Ho un cuore. Ho un strabenedetto cuore. E quei cosi è pieno qui. Allora, non so se sia questo il fiore che devo cercare o un altro per addomesticarli. Ma intanto possiamo fare una prova. Hanno già aggiunto i loro villaggi, perché in teoria dovrebbero esserci anche dei villaggi di questi tizi. Può essere che non li abbiano ancora aggiunti. Comunque è questo forse. Mi pareva fosse questo. Warped fungus. Sì, mi è arrivata la ricetta. Vediamo se posso già farlo. Sì, ok, se va così. Warped on a stick. Funziona come il maiale con la carota, solo con quei cosi. E quindi tramite questo dovremo poter camminare sulla lava. No, ragazzi, ho sempre sognato. Tipo, ho sempre detto, ma dovrebbero mettere una barca che ci permetta di camminare. Oh, hanno la balestra pure, eh? Hanno la cavolo di balestra. Non so se usciremo vivi di qui. Ma come sospetto che è pericolosa sta situazione. Oh cavolo, no. È pieno anche di quelli. Cioè, quindi adesso sono cattivi i porcellini. Non sono più neutrali. Spero che droppino della carne o qualcosa. Non è che con sta legna posso farmi un crafting table. Vediamo un secondo se posso. Sì, benissimo. Benissimo. Perché credo che se mi indosso un caschetto d'oro adesso non dovrebbero più farmi del male. Vediamo se la mia teoria è esatta. Quindi basta un caschetto d'oro e dovrei essere il loro amico. E forse mi fanno anche dei trade per dell'altro oro. Ok, vediamo. Loro mi attaccano? A quanto pare sì! Per fortuna diventano una bistecca, quindi possiamo vedere se ci droppa. Dai, droppami qualcosa. Aia, fanno un male cane! Hanno un sacco di vita! Non è morto, non ci credo! Per forza l'arco. Sì. Ok. Almeno comunque è una fonte di nutrienti nel Nether. Oh cavolo, ce ne sono altri. Ehi là, piccolino, ti salvo io. Dai, per ripagare quello che ho fatto al tuo fratello. Vieni qua. Oh, ma salve. Vedi? Non mi fa niente. Anzi, sembra curioso perché vedete, ho dell'oro e loro sono abituati a vedermi con dell'oro. Ecco qua, andiamo da babbo. Signor babbo, ho ritrovato suo figlio. Lei mi fa qualcosa? No, vedete? Non mi fa niente perché ho il caschetto d'oro. Forse posso anche parlarci, magari con delle pepite. Ehi, signore, ho delle pepite. Le vuole? O per caso vuole dei lingotti d'oro? Ok, gliel'ho dato! Gli ho dato lingotto, se lo sta guardando! Sta controllando se gli piace. E cosa mi ha dato? Mi ha dato della pelle! 9 di pelle, grazie! Oh, cavolo! Cavolo, i ghast però non vogliono l'oro. Loro sono sempre infami fino alla fine. Beccati questo e questo. Ecco qua. Bene, abbiamo comunque ottenuto ciò che volevamo. Non so appunto se loro hanno un villaggio, ma adesso possiamo fare il test di camminare sulla lava.
torniamo indietro, torniamo dal nostro amichetto e vediamo se funziona. Eccomi qua, cucciolo! Come stai? Sono tornato! Ok, ora vediamo. Intanto vediamo se sono attirati da questi. A quanto pare sì! Ehi, piccolo, ne vuoi uno? Mangiatelo se vuoi, tieni. Ah, gliel'ho dato! Quindi probabilmente posso farlo crescere. E tremano tutti! Tremano tutti quando glielo do. Anche tu, prendilo. Oh, l'ho addomesticato! L'ho addomesticato! Allora, senti, bello. Io devo solo fare un piccolo test, ok? Tu sta qua. Ora, montiamoci. Vedete! Vedete! Guardate! Questo mob è velocissimo sulla lava, mentre sulla terraferma è un attimino più lento. Però sulla lava, guardate! È bellissima sta cosa. Oh no, Soul Sand, la mia unica debolezza! Bombi, 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 barava, bombi, 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 barava, ba, pa, pa. Guarda che bello, finalmente potremo andare a scandagliare queste zone di lava. Finalmente alla ricerca del netherite. Che il netherite si trova sotto la lava probabilmente. Potremo usare sto sgorbietto per farci un tunnel e cercarlo. Sarebbe un'ottima cosa. Bello di mamma, perfetto. Quindi se poi lo porto nella terraferma, però vedete, va un attimino più lento. Cammina, cammina normale. Ma nella lava lui è abituatissimo. Che bello, veramente che bello. Mi chiedo se posso tipo portarlo con me con un lazzo, quindi portarlo a casa. E un'idea bellissima sarebbe fare un castello circondato dalla lava, che puoi raggiungerlo solo tramite sti cosi. Quindi è sicuramente una cosa che, se possiamo, la faremo nel prossimo episodio. Infatti ora ci fermiamo un attimino qui, che voglio fare un test. Intanto voglio vedere se posso portarlo nella barca, perché se posso vuol dire che... Sì, ok, benissimo, benissimo, posso portarlo nella barchetta con me. Oh, getting the boat is back. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, ma vola? Ragazzi, è un palloncino. È un palloncino. Boh. Come ultima cosa volevo provare a cercare della netherite. La netherite si trova, diciamo, in basso, probabilmente sotto la lava. Quindi adesso scandaglierò un po' la zona e vedo se riesco a trovarne un po'. Ok ragazzi, mi trovo veramente tanto tanto sottoterra e ho trovato già dei blocchi di netherite, o almeno i blocchi che contengono la netherite. Sono praticamente questi e si possono rompere con il diamante. Quindi andiamo con il piccone di diamante e quindi lo prendiamo. Questi blocchi sono potentissimi e super resistenti al calore. Ne vedo un altro lì. Credo che due dovrebbero bastarmi per fare qualcosa di interessante. Quindi ora prendo anche questo. Vediamo se va tutto bene. Non bruciare. In teoria non brucia comunque, quindi non è un problema se cade normalmente. Benissimo, benissimo. Ce li abbiamo due. Perché si può fare una roba super interessante con questo blocco. E io voglio provare. Ma voglio anche vedere se magari, se continuo a cercare qui sotto, se ne trovo magari qualcun altro. Così magari ci facciamo anche una spada più avanti. Sarebbe una cosa interessante. Altrimenti credo che comunque quelli che ho trovato dovrebbero circa bastarmi per far qualcosina. Oh! L'ho trovato! L'ho trovato! Vedete? Si trova ogni tanto. Si trova ogni tanto, si trova. Tre ne abbiamo. Dai. Ok. Volendo posso sempre tornare qui a cercarne degli altri. Quindi se iniziamo magari con un buon piccone a spaccare in giro, ci potremmo anche fare sta benedetta armatura. Ma ora ragazzi torniamo a casa che vi mostro le ultime cose. Scappa. Vediamo se questa brutta bestia si può cucinare. Oh sì, si può cucinare. A quanto pare. Bene, bene, bene. Dimmi che ho dell'altro oro in chest. Ho un po' di nugget. Intanto dobbiamo farci altro oro. Assolutamente. Quindi vediamo. Posso farne altri lingotti? Vabbè dai, dovrebbe bastare comunque. Tre scrap mi ha dato, proprio tre di numero. Ma proprio queste ci servono per fare quello che voglio fare io. Quindi si mettono tre così, in teoria. E poi... No, ho guardato la ricetta, raga. Ce ne serve un altro di netherite. Ba
banane. Ha fatto tempo a venir notte, ma sono riuscito a prendermi anche l'ultima scrap, perché non voglio concludere gli episodi a metà. Adesso facciamo così. Vediamo se funzionava così. Eccolo qua! Sbemmiti il Netherite Ingot! Sbemmiti! E adesso io... Perché ho da 2 ore della Chisel nell'inventario? Perché se faccio così... Sbemmiti! Abbiamo il Lodestone! Lodate il sole, mi raccomando! La stone che ci permetterà di fare una cosa veramente, veramente bella. Praticamente se tu ovunque piazzi questa stone, anche nel Nether, noi l'andremo a piazzare, sapete dove? Giusto per renderlo utile per adesso, il passaggio segreto lo piazziamo qui dentro. Ecco. Salve, signor ragno. E prendo una bussola. Se premo con la bussola, col tasto destro sulla stone, diventa enchantata. E d'ora in poi la bussola mi segnerà non più il letto, non più lo spawn iniziale, ma mi segnerà sempre la direzione di questa pietra. Quindi affancuore le minimappe, abbiamo una cosa ben più survival, ben più vanillosa per segnare finalmente i nostri punti. E questa è una cosa che veramente... Perché ci avete pensato solo adesso? Ne avevo bisogno da anni. Senza mod non si poteva fare. Adesso finalmente qualsiasi punto che noi vogliamo ricordarci, ora finalmente ha senso costruire qualcosa fuori dal tuo villaggio, perché finalmente puoi ricordarti dov'è. E dobbiamo anche sbrigarci davvero. Ho fatto praticamente tutte le pozioni che mi servivano per il famoso obiettivo segreto. Quindi ragazzi, nei prossimi episodi dobbiamo assolutamente farlo. Non possiamo concludere questa vanilla senza aver fatto quell'obiettivo. Ma per adesso ci fermiamo qua. Lasciate un bel like per supportarmi e vi ricordo che stasera alle 8:30 c'è una live su Twitch. Quindi io vi aspetto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!